Richieste di permessi di soggiorno o di rinnovo per studio, lavoro dipendente, lavoro autonomo, richiesta di cittadinanza. Per i cittadini non comunitari che vivono e lavorano regolarmente in Italia, sono tanti i passaggi che la legge impone per garantire la permanenza nel nostro paese, soprattutto sul lungo periodo. Con Pietro Bambara, consulente CAF Italia EPAS, presente con le sue sedi in tutta la provincia di Modena, facciamo il punto nella settima puntata dell'approfondimento settimanale su previdenza e diritti. Il nostro centro si occupa di istruire le pratiche relative alla regolarizzazione appunto degli extracomunitari. In questo caso noi istruiamo le pratiche per il primo permesso di soggiorno, quello che si chiede sostanzialmente entro i primi 3 mesi di visto, e poi possiamo richiedere anche ovviamente il rinnovo e l'aggiornamento. Il rinnovo del permesso di soggiorno si richiede per motivi di famiglia o lavoro subordinato, mentre l'aggiornamento del permesso o carta di soggiorno si fa in caso ad esempio di nascita di un figlio o per quanto riguarda il cambio di passaporto. Per quanto riguarda il rilascio della carta di soggiorno, questa avviene dopo i 5 anni di permanenza nel territorio nazionale e ha durata illimitata. Ci occupiamo anche della cittadinanza. La cittadinanza, appunto, è una richiesta complessa e diciamo, richiede parecchi documenti. Innanzitutto la cittadinanza noi sappiamo che si richiede per sanguinis, appunto per genitori italiani presenti nel territorio nazionale, oppure per adozione e in questo caso è un minorenne che può essere adottato da cittadino italiano. Per ultimo c'è la nascita sul territorio nazionale da diciamo genitori non italiani che appunto hanno un figlio qui in Italia. In questo caso dopo il 18° anno d'età e se fino a quel momento ha risieduto in maniera continuativa nel territorio nazionale può richiedere la cittadinanza italiana. La cittadinanza italiana si può anche richiedere per matrimonio o per residenza. Per quanto riguarda il matrimonio, in questo caso bisogna risiedere nel territorio italiano da almeno 2 anni, mentre per la residenza è richiesta la residenza di 10 anni per i cittadini extracomunitari, mentre per quelli comunitari soltanto 4 anni. Qui è importante il requisito del reddito, pertanto lo possono richiedere soltanto coloro che hanno un reddito pari a 8.263,31 per chi non ha persone a carico, oppure 11.362,05 per chi ha ad esempio un coniuge a carico. Queste chiaramente sono soltanto informazioni di tipo generale. Chiaramente le pratiche richiedono non soltanto pazienza, ma soprattutto una quantità di documentazione che chiaramente vi sarà richiesta in sede di domanda. Pertanto ci potete contattare al numero di telefono 059 48 24 84 1. Oppure potete visitare la nostra pagina Facebook che è CAF Italia Emilia Romagna. Oppure potete recarvi direttamente nelle nostre sedi di Modena, di Sassuolo, di Carpi, di Mirandola, di Formigine, Pavullo e Maranello.